Allora, buongiorno a tutti, siamo in collegamento con Alexandra Ghese, europarlamentare tedesca del Partito dei Verdi. Buongiorno Alessandra, grazie di aver accettato il mio invito. Sono veramente felice di incontrarti anche se tramite Skype. Mi è piaciuto moltissimo questo appello alla solidarietà che hai lanciato assieme ad altri colleghi, ecco, volevo sapere qual è lo scopo di questo appello, chiaramente alla solidarietà, e soprattutto com'è andato, qual è stato l'esito di questo appello. L'appello aveva un duplice scopo. Innanzitutto attirare l'attenzione sul fatto che l'Unione Europea vive un momento difficilissimo e che forse non tutti in Germania hanno compreso quanto è grave la situazione in Italia e quanto all'inizio di questa crisi l'Italia si è sentita abbandonata dall'Europa. Quindi volevamo mandare da un lato un messaggio alla Germania: guardate che dovete comprendere l'Italia in questo momento, che ha bisogno, e per essere veramente uniti nell'Unione Europea dobbiamo essere solidali come tedeschi. Anche noi abbiamo solo da guadagnare, e questo è proprio il senso dell'Unione Europea, che un paese ci possa contare quando ne ha bisogno. Quindi creare un po' più di consapevolezza per questo in Germania sicuramente. D'altra parte però volevamo anche mandare un messaggio in Italia che ci sono moltissimi tedeschi che la pensano come noi, che l'espressione, cioè quello che esprime in questo momento il governo, questo rifiuto ai bond comuni che sta mantenendo per il momento, non è quello che sentono veramente i tedeschi. Magari non tutti conoscono i singoli strumenti finanziari, il MES non è una cosa che da noi si discute molto, però sicuramente una grande maggioranza dei tedeschi vuole esprimere solidarietà con l'Italia e questo lo volevamo comunicare anche all'Italia. In questo credo che ci siamo riusciti, abbiamo raccolto più di 20.000 firme, che possono essere tante o poche, a seconda di come lo si guarda, però è un tema molto tecnico, direi. È un segnale importante questo. Ed è un segnale importantissimo che abbiamo inviato in Italia, credo sia arrivato, e anche in Germania, insomma, abbiamo raccolto le firme di importantissimi economisti di centro, sia in Italia ma anche in Germania, cioè questi sono gli economisti che il governo ascolta, quindi dal punto di vista della teoria economica questo messaggio è arrivato molto molto chiaramente al governo. Senti, questa volta indubbiamente è arrivato, tant'è vero che mi ha colpito moltissimo, soprattutto mi ha colpito questa azione dei Verdi che proprio sostengono l'Italia in maniera convinta. E questo è un messaggio veramente forte che a noi italiani fa molto, molto piacere. Ti ripeto, io sono rimasto veramente, ma veramente colpito. Noi Verdi siamo la forza più pro-europea in assoluto, però Europa appunto non vuole dire solo mercato interno, ma vuole dire solidarietà nel momento in cui ne abbiamo bisogno, chiunque ne abbia bisogno. E questo vale particolarmente in una crisi senza precedenti come in questo momento, non solo a livello sanitario, ma anche a livello economico. Io sono convinta che possiamo andare avanti anche vedendo cosa sta succedendo nel mondo, nel confronto con gli Stati Uniti, con la Cina, con la Russia, solo se siamo uniti, abbiamo dei valori comuni, nonostante tutte le differenze che vengono sempre riprese, dagli stereotipi, eccetera, alla fine siamo europei, stiamo insieme e saremo forti insieme, e per quello dobbiamo essere solidali. Quello noi Verdi l'abbiamo sempre detto molto, molto chiaramente, anche quando non faceva comodo. Senti, ma quale può essere la vera strategia per trasformare queste emergenze in un'opportunità di rilancio, di sviluppo, soprattutto appunto per l'Europa? Ma la grande opportunità credo che stia nel fondo per la ricostruzione di cui si sta parlando adesso. Vedremo cosa dirà il vertice videoconferenza settimana prossima, però ci sarà una grande quantità di denaro immesso nella nostra economia, si parla di 1.500 miliardi addirittura, e la grande opportunità è quella di investirli in modo intelligente, non solo per combattere la crisi della salute pubblica e la crisi economica, per tornare
ai livelli di prima, ma per andare avanti, per modernizzare la nostra economia anche in senso ecologico, in senso sostenibile. E stamattina, nel suo discorso alla seduta plenaria del Parlamento europeo, la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, l'ha detto molto chiaramente che il Green Deal, quindi quel ambizioso programma per la transizione ecologica, non va abbandonato, ma anzi deve essere proprio al centro di questa ricostruzione della nostra economia. Là, secondo me, sta la nostra grande chance adesso. Quindi allora diciamo sanità, ambiente, ma io aggiungerei anche scuola. Cosa ne pensi? Assolutamente. Sono questi i tre pilastri su cui si deve battere l'Europa unita. Scuola assolutamente, e direi anche il servizio pubblico in generale, cioè in questa crisi abbiamo visto quanto ne abbiamo bisogno di un sistema sanitario veramente in grado di occuparsi di tutti, e quindi normalmente pubblico, di servizi per i bambini, per i ragazzi, le scuole. Abbiamo visto anche, questo lo vorrei sottolineare, quanto è importante il lavoro delle donne. In Germania c'è uno studio che 75 persone delle persone che lavorano nei settori che sono stati considerati centrali per l'economia sono donne. Sono le donne che stanno a casa con i figli, che allo stesso tempo lavorano, cercano di fargli fare i compiti, seguono i bambini piccoli. Cioè anche rivalutare un'economia dei servizi in modo intelligente, distribuendo anche bene queste risorse che verranno immesse nella nostra economia, di modo che raggiungano anche le donne, questo sarà una delle altre sfide. Senti, qual è la situazione in Germania e qual è quella in Italia? Cioè che differenze noti in questo momento, anche in relazione alle misure che sono state adottate? Sicuramente le misure che sono state adottate in Italia sono molto più severe. Noi abbiamo un lockdown soft, per così dire, la gente va ancora a lavorare, chi ha bisogno di andarci, chi non può lavorare non a casa facendo il telelavoro, possiamo uscire a fare la passeggiata, possiamo ancora andare a fare la spesa, non sono aperti tutti i negozi ovviamente, però alcuni credo che questa volta in Italia siete molto più rigidi, molto più severi, però noi abbiamo molto meno morti. E tu cosa ne pensi? L'Italia fa bene ad adottare questi provvedimenti? La Germania dovrebbe seguire l'esempio dell'Italia oppure va bene così? Ma credo che bisogna valutarlo caso per caso, avendo tutti i dati a disposizione. Questo trovo difficile da politica non direttamente coinvolta nella gestione nazionale e regionale dare delle valutazioni in merito. Questo dovrebbero farlo le persone che dispongono di tutti i dati. Ovviamente c'è una grande differenza nella situazione tra i due paesi per quanto riguarda il numero dei morti, non tanto il numero di infetti, ma il numero dei morti è molto diverso da noi, i casi sono molto di meno, abbiamo ancora disponibilità negli ospedali. Quindi per il momento mi sembra che stiamo entrambi andando bene così, però trovo difficile dare dei giudizi. La fase 2 in Germania quando inizia? Il 19 aprile? Sì, stanno riaprendo alcuni negozi dalla prossima settimana e le scuole iniziano un po' classe per classe, annata per annata, a partire da maggio. Però in Germania è difficile dirlo perché noi abbiamo un sistema federale molto forte, quindi in realtà sono le singole regioni a decidere sulla riapertura delle scuole. Io ho due figlie in quarta liceo e loro penso che non andranno a scuola fino a settembre. Quindi la stessa situazione dell'Italia in sostanza. Allora, ti volevo chiedere se secondo te c'è veramente questa connessione tra inquinamento atmosferico e diffusione del Covid-19, del coronavirus. Ma io starei attenta, cioè mi sembra abbastanza ovvio che persone che hanno problemi polmonari già causati all'inquinamento atmosferico abbiano anche poi, soffrano poi di più del Covid-19 che aggredisce i polmoni, questo mi sembra una connessione abbastanza ovvia. Per il resto aspetterei di vedere gli studi scientifici prima di affermarlo. Quello che sicuramente sappiamo è che la deforestazione è un problema, che il fatto di costringere animali selvatici a vivere in spazi sempre più piccoli è un problema perché i virus si possono trasmettere più facilmente
Le grandi piantagioni di soia che appunto riducono i boschi sono un problema perché gli animali, le specie animali trovano meno spazio e le persone che ci vivono sono costretti magari di andare a caccia piuttosto anche di animali selvatici, piuttosto di praticare l'agricoltura o non so, in Senegal la pesca per esempio. Cioè, ovviamente è ovvio che ci sono delle connessioni tra la crisi ecologica e questa pandemia. D'altra parte, però, non bisogna neanche esagerare, credo, facendo leva su questo concetto, perché comunque sappiamo che anche nel passato, nel Medioevo, c'è stata la peste, c'è cioè una pandemia. Delle pandemie ci sono anche sempre state, il progresso scientifico ci ha anche dato i modi per combatterlo. Quindi bisogna vedere un po' entrambi i lati, analizzare bene le cause, però non utilizzarli troppo per fare politica, credo. Starei un po' attenta. Senti, in Germania è sviluppata questa anima green, questa anima verde, tant'è vero che voi siete ben rappresentati anche al Parlamento europeo. In Italia purtroppo non è così. Secondo te quale può essere il motivo? Ma forse perché in Germania abbiamo cominciato molto presto, negli anni 70-80, a lavorare su questi temi e quindi abbiamo anche avuto il tempo. Poi in Germania credo che il Partito Verde non esprime solo l'anima ecologica, quella è ovviamente molto forte, è proprio il nostro leitmotiv, quello che ci guida, però con noi c'è anche tutto il movimento per i diritti civili, per i diritti delle gay e delle lesbiche, il movimento femminista, le donne. Cioè, siamo molto uniti tra persone che vogliono cambiare la società in modo più verde, ma anche più solidale e con più diritti civili. Stiamo insieme. È anche il movimento per la pace, per una politica estera più giusta. Credo che sia la nostra grande forza è l'unità. E questo si vede anche nei risultati del mio partito nell'ultimo anno, anno e mezzo, che sono saliti enormemente da quando abbiamo due segretari, noi in Germania ne abbiamo sempre un uomo e una donna, che sono molto uniti, che lavorano molto insieme, che cercano il consenso in tutti i modi. E questo le persone lo sentono. Sentono che siamo molto coesi, pur rappresentando diverse anime. E questo forse è quello che in Italia, su cui in Italia si potrebbe ancora lavorare. Secondo te in Italia può incidere anche la criminalità, il diffuso abusivismo edilizio? Beh, certo, soprattutto nel sud Italia c'è una situazione anche per fare politica che è molto più difficile che in Germania, questo assolutamente lo sottolineerei, sì. Senti, i verdi tedeschi sono pronti a governare la Germania? Ma certamente, non vediamo l'ora, sì, siamo pronti. E quale potrebbe essere il vostro programma nel caso appunto di un imminente cambio di governo e quindi di gestione appunto della vita politica e amministrativa della Germania? Ma il nostro programma è una grande trasformazione in senso ecologico e sociale, cioè creare una società e un'economia sostenibile che rispetta i limiti che ci pone il pianeta con le risorse naturali, che vuol dire combattere il cambiamento climatico in modo radicale, ma anche rispettare tutti gli altri limiti, guardare alla biodiversità, per esempio, all'uso dei suoli, alla gestione dell'acqua. Cioè, tutto questo deve essere la base della nostra economia e non un prodotto considerato marginale o un aspetto di lusso. Allo stesso tempo, questa economia deve essere sociale, deve offrire pari opportunità a tutti, deve offrire servizi di base, educazione, casa, ovviamente cibo, un reddito di base a tutti. E poi la parità di genere, che ancora non è realizzata, credo, in nessun paese europeo. E questo è il nostro programma di base. Poi ovviamente dovremo realizzarlo non da soli, perché anche per quello anche le nostre buone percentuali nei sondaggi non basteranno, ma insieme a altre forze della società. Quindi bisognerà anche fare il conto con. Quali forze? Quali forze? Ma questo bisogna vederlo perché in questo momento sembra. Quale può essere pure il futuro dei Verdi italiani? Perché ogni volta i Verdi italiani non sanno con chi schierarsi, chiaramente, già sempre col centro-sinistra, però le ultime alleanze non sono state tanto favorevoli. Quindi i Verdi tedeschi cosa pensano?
il centro potrebbe essere diciamo, un buon alleato. Ma lì bisogna guardare, credo, ai panorami politici che sono veramente molto, molto diversi. Per noi l'alleanza col centro al momento sembra l'unica possibile per una questione di numeri, perché la socialdemocrazia in Germania non è più abbastanza forte. Però in questo momento stanno cambiando talmente tante cose che trovo molto difficile sbilanciarsi su delle possibili coalizioni. In Italia, insomma, il panorama politico è molto diverso, guarderei, diciamo, a tutto lo spettro non sovranista, in sostanza. Poi bisogna valutare quali, cioè quello che facciamo noi e qual è la nostra Appunto qualche cosa sui sovranisti, dice che la colpa di tutto quello che sta avvenendo è del muro tedesco è dovuto anche alla posizione dei sovranisti tedeschi. Ho Vabbè, certo. letto bene allora. Sì, ha letto benissimo. Sì. Perché dici questo? La colpa della posizione del governo sulle questioni economico-finanziarie, perché cioè il mio governo rifiuta Eurobond, Corona Bonds, tutto quello che può sembrare la mutualizzazione del debito, un po' per una questione storica, perché non si è voluto mutualizzare il debito pregresso degli stati, che è anche comprensibile. Però adesso c'è la destra, cioè gli alleati della Lega in Europa, che stanno facendo moltissimo pressione sull'opinione pubblica di non cedere su questo punto, che stanno agitando questo spettro, se facciamo i Corona Bonds o i Recovery Bonds, quindi un fondo comune, fa finire che noi dobbiamo pagare le pensioni degli italiani che vanno in pensione molto prima di noi, cioè fanno questa battaglia molto nazionalista e con questo stanno facendo pressione non direttamente sul governo, ma sull'opinione pubblica che in cambio spinge il governo di insistere su questo punto, di mantenere questa rigidità. Io sono convinta che le giovani generazioni lo vedano in modo completamente diverso. Però in questo momento hanno meno forza sul governo. Quindi bisognerebbe dirlo proprio alla Lega, alle forze sovraniste anche in Italia, di parlare con i loro alleati in Europa, di smetterla. Stamattina ho letto una dichiarazione di Elena Grandi e Angelo Bonelli, e dice: l'apertura dell'Eurogruppo all'utilizzo del MES senza condizione è un primo importante passo in avanti nella trattativa per l'emissione di strumenti comuni volti a fronteggiare il Covid-19. Ma io concorderei, cioè non bisogna neanche demonizzare il MES, comunque è bene che sia stata abolita la condizionalità, non è uno strumento così cattivo come lo si vuole dipingere in Italia, una linea di credito, e se le condizioni italiane sono ragionevoli non c'è motivo di non utilizzarlo. Io credo che questo fondo di ricostruzione dovrà essere, questa è anche la proposta del gruppo Verde del Parlamento Europeo, che il fondo di ricostruzione sia finanziato da tutti gli stati europei in base alla loro forza economica, quindi al loro PIL e quindi in gran parte anche dalla Germania, dalla Francia, dagli stati con economie forti, e che però possa essere utilizzati dagli stati che ne hanno più bisogno, come in questo momento l'Italia, la Spagna, la Grecia. Credo che questa sia vera solidarietà e questo deve essere l'obiettivo di tutti i Verdi d'Europa. E allora Alessandra, qualche domanda di carattere personale anche per alleggerire i problemi del momento. Parli benissimo in italiano perché sei stata in Italia, hai studiato a Venezia. Ecco, che cosa mi puoi dire dell'Italia? Qual è l'idea tua personale dell'Italia? Ah, l'Italia è un paese assolutamente meraviglioso, con la cucina migliore del mondo, come tutti sanno, e con gente molto, molto aperta, molto simpatica. Io ci torno sempre volentieri, non vedo l'ora che passi anche questo periodo in cui non si può viaggiare per tornare. Poi io ho vissuto al nord, a Venezia, come hai detto tu, ma ho vissuto a lungo anche a Milano, quindi conosco bene il nord. E ho visitato la Sicilia più volte, amandola particolarmente. Abbiamo detto però non sei venuto a Palermo. Purtroppo no, mi manca Palermo assolutamente. Conosco la costa orientale della Sicilia, la punta Idea meridionale. hai di Palermo, della Sicilia in generale? Come? Che idea hai di Palermo? Perché se ne è parlato, diciamo, nel bene e nel male.
Sì, io mi ricordo molto bene l'Italia degli anni 90, quindi i tempi dei forti movimenti antimafia, me la immagino come una città bellissima, l'ho vista nei film e non vedo l'ora di visitarla. Credo sia una città, me la immagino molto contraddittoria. Dico, il mare in Germania chiaramente non è come qua in Sicilia, quindi il mare qua è bellissimo. Purtroppo queste limitazioni mettono a rischio anche la stagione balneare. Però dico, per quanto riguarda la cultura siciliana, cosa arriva in Germania? Cosa arriva? Quale messaggio arriva? Chiaramente Ma un messaggio positivo, perché già quello di negativo è stato diffuso in tutto il mondo. Il padrino è più conosciuto pure del Papa. sì, infatti il problema è un po' questo, che gli stereotipi credo siano molto duri a morire, è quello ancora quello che viene in mente alle persone quando si dice la parola Sicilia in Germania. Sì, Sicilia uguale mafia. Sicilia uguale mafia, sì. Purtroppo, purtroppo è ancora così, sì. Nonostante molti tedeschi la visitino e l'amino, l'hai detto tu, insomma, il mare è imbattibile, è bellissimo, le città sono molto belle. Appunto, noi vorremmo che tutti i tedeschi venissero qui in Sicilia, a Palermo in particolare, per rendersi conto che appunto quello che si dice non è per nulla vero. Io comunque ti invito ufficialmente a venire qui a Palermo proprio per godere le bellezze di Palermo, la cucina palermitana, a parte il fatto che io mi chiamo cucina, ma non so cucinare molto bene, però ti assicuro che qua è un mondo veramente meraviglioso. Io sono contento anche di trasferire le mie emozioni ad una parlamentare tedesca. Senta, a proposito di parlamentari europei, conosci parlamentari italiani, siciliani? C'è una comunicazione tra di voi? Non molto bene, a dire il vero. Non vorrei conoscerli meglio. Forse perché non sanno che parli bene l'italiano. Credo anch'io, sì, credo anch'io. Sarò portavoce, comunicherò ai parlamentari che conosco palermitani di eventualmente contattarti perché possono trovare, al di là degli schieramenti politici, possono trovare un valido alleato per portare avanti battaglie civili, soprattutto nel campo dell'ambiente. Allora, cosa ci rimane da dire? Cosa vuoi dire alla fine di questa nostra chiacchierata? Ma io spero che questa grave crisi possa essere l'opportunità per una rinascita anche dell'Europa, per vedere quali sono le cose davvero importanti. Credo che a noi tutti ha lasciato il segno il fatto di rimanere chiusi in casa e abbiamo capito che alla fine la cosa che veramente ci importa sono le relazioni sociali. Voi in Sicilia lo sapete, le relazioni con la famiglia, con i vicini, con la gente che ci sta intorno, la solidarietà, un po' di fiducia nel futuro e spero che ci possa essere anche una rinascita in senso ecologica e sociale. Tu lo sai quanto è difficile per i siciliani che sono abituati a abbracciarsi e baciarsi Immagino, lo continuamente. soffro io, immagino voi, sì. Dicono che siamo abbastanza espansivi, siamo costretti appunto a rimanere fermi e impalati in casa. Va bene, Alessandra, io ti ringrazio, ti manifesto ancora la mia contentezza nell'averti incontrato, appunto spero in altri incontri, sempre per parlare in maniera positiva sia della vostra azione e di tutto quello che voi fate per l'Europa e conseguentemente per l'Italia. E soprattutto grazie appunto per quello che già avete fatto per l'Italia. Grazie veramente. Buon lavoro. Grazie a te, grazie mille, grazie a te per l'invito e appena potrò verrò molto volentieri in Sicilia. Ti aspetto. Parliamo. Presto. Ciao. Ciao.